Gentili telespettatori e cortesi telespettatrici, buonasera e ben ritrovati a una nuova puntata della nostra rubrica Essere Chiesa Oggi. Vediamo insieme il sommario di questa settimana. Torna la festa della Madonna dell'Olmo, cara alle tradizioni spezzine. Nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta alla Spezia, la mostra itinerante I miracoli eucaristici, voluta e ideata dal beato Carlo Acutis. La cattedrale di Cristo Re ha celebrato quasi mezzo secolo di vita. Il MASCI, Movimento Adulti Scout Italiani, compie 70 anni. Domenica prossima, seconda domenica di maggio, nella parrocchia di Fabiano Alto, di cui è patrona, si celebra la festa di Nostra Signora dell'Olmo. In preparazione della festa, ogni giorno alle 16 nella chiesa parrocchiale verrà celebrata la novena. Le celebrazioni solenni saranno invece, come ogni anno, nel santuario che sovrasta la strada litoranea per le Cinque Terre. Sabato prossimo, vigilia della festa, dopo la celebrazione nella parrocchiale di Sant'Andrea alle 17, la tradizionale processione dei fedeli che raggiungerà il santuario, dove all'arrivo di nuovo sarà celebrata la Santa Messa. Domenica, giorno nel quale si prevede, come ogni anno, un notevole afflusso di fedeli da tutto il Golfo Spezzino, molte le celebrazioni previste, tra le quali alle 11 quella presieduta dal nostro vescovo, Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Vediamo il servizio. Aria di festa a Fabiano Alto e al santuario di Nostra Signora dell'Olmo. Domenica prossima è la festa. Che cosa succederà? Eh sì, domenica prossima, il 12 maggio, è la giornata della festa tradizionale della festa della Madonna dell'Olmo, seconda domenica di maggio, ormai plurisecolare. E quindi la celebrazione si incentra proprio in questa sede, al santuario della Madonna dell'Olmo, fin dalla sera precedente, cioè sabato sera, quando da Fabiano Alto parte la processione con la quale si dà inizio praticamente alla festa. La messa viene celebrata alle ore 17 nella chiesa parrocchiale, al termine parte la processione verso il santuario e anche al santuario all'arrivo, più o meno intorno alle 18:30, sarà celebrata la messa. Questo sabato. Domenica le messe sono celebrate secondo il programma tradizionale un po' a tutte le ore del giorno, a partire dalle ore 6 del mattino, quando ci sono i primi pellegrini provenienti dalla città, spesso anche a piedi. Alle 6, alle 7:30, alle 9, alle 10, alle 11 la messa solenne celebrata dal nostro vescovo, che viene anche ripresa in diretta televisiva da Teleliguria, e poi nel pomeriggio alle 16, alle 17 e alle 18. Ecco, una giornata davvero di festa, speriamo che il tempo sia clemente e ci conceda davvero quella giornata di festa, di presenza, che grazie ai volontari è davvero un momento di festa intorno al santuario. Sì, è un momento certamente di fede e di tradizione perché, come sempre, la festa è molto sentita dai fabianesi, ma anche dagli spezzini che accorrono sempre in grande numero. E poi è anche un momento di ritrovo, di convivialità, di comunione per sia i parrocchiani sia gli spezzini, perché nel prato del santuario è facile vedere, insomma, i pellegrini che si fermano anche tutto il giorno, fanno il picnic, si fermano così in maniera conviviale, diciamo così. E questo anche grazie ai banchi gastronomici che sono allestiti sul piazzale, alla fiera di beneficenze e il resto della festa esterna. Ma certamente l'aspetto più importante è l'aspetto della spiritualità, della fede che ci riunisce nel mese mariano, in questo giorno di festa, nel santuario della Madonna, nella casa di Maria, per celebrare questa festa così antica e così nuova, perché ogni anno la rinnoviamo con tanta buona volontà, con tanta fede e anche con un po' di sacrificio da parte di coloro che ogni anno mi aiutano nella preparazione, nell'allestimento della festa, sia all'interno del santuario, sia per la parte esterna. Ecco, i proventi di questa bella festa popolare sul sagrato della Chiesa servono come sempre a fare una manutenzione ordinaria e straordinaria del santuario che è davvero stato reso bello e diciamo così, molto ornato negli anni.
Sì, alcuni anni fa abbiamo fatto il restauro interno complesso perché ha riguardato proprio tutto l'interno in tutti i sensi, con l'altare, le pareti, la cupola, la volta. Questo inverno, l'autunno precedente, abbiamo provveduto al restauro della cupola che aveva bisogno di manutenzione perché le lastre di ardesia stavano scivolando sul tetto e volavano via per il vento che lassù è notevole. Quindi abbiamo provveduto a questo restauro che è stato un restauro buono, insomma, è funzionato bene, e però tanti altri lavori interni e esterni ci aspettano, quindi ogni anno aggiungiamo qualche piccolo tassello alla geografia di questo santuario così, così bello e così suggestivo nel suo isolamento sul Monte Santa Croce, ma anche nella sua prossimità alla città e sul golfo, sul quale domina e tutti lo possono vedere illuminato la sera e soprattutto la notte dalla città e dal golfo. Ecco, Don Gianluca, noi faremo vedere un breve documentario sulla storia di questo santuario, peraltro fatta da te quando eri un po' più giovane, però è ancora valido perché la storia del santuario, quella è rimasta. Ecco, vogliamo fare un invito allora ad essere presenti in questa celebrazione, in queste celebrazioni, perché è davvero un momento bello della fede nella nostra diocesi. Sì, rinnovo l'invito a essere presenti il giorno di sabato sera, la domenica soprattutto, in qualche momento della giornata, per rinnovare l'evento, diciamo così, del pellegrinaggio. Non dimentichiamo che l'ultimo pezzo va percorso necessariamente a piedi, quindi c'è anche questo aspetto della fatica gioiosa, bella, del pellegrinaggio, e poi un momento di preghiera e anche di comunione, di convivialità lassù, come sempre, come gli spezzini e soprattutto i fabianesi sono abituati a fare da tanto tempo. Il servizio che dopo vedremo è sì datato, ma la storia non cambia, quindi anche se il servizio è del 2010 può essere rivisto tranquillamente. Fu fatto in occasione del pellegrinaggio mensile, allora fatto da Monsignor Moraglia, però la storia evidentemente non cambia, quindi sarà un'occasione per rivedere da dove parte e dove arriva la storia antica di questo santuario. Il santuario della Madonna dell'Olmo, o meglio il santuario di Nostra Signora dell'Olmo, come è il vero nome della Madonna che si venera qui, circa dal 1640. Ci troviamo sulla collina di Fabiano, il santuario appartiene alla parrocchia di Fabiano Alto, e sulle pendici del Monte Santa Croce, siamo a 280 metri sul livello del mare circa, in una posizione bellissima perché da qui si domina praticamente tutta la città e il golfo della Spezia. Ecco. Per ripercorrere la vicenda storica del santuario che sarà appunto meta del pellegrinaggio, dobbiamo fare un passo indietro nella storia di circa 4 secoli e andare al 1640 circa, quando secondo la tradizione inizia la venerazione verso la Madonna dell'Olmo in questo luogo. A quel tempo la tradizione dice che il quadro, che ora possiamo trovare all'interno del santuario, era collocato in questo luogo su un muro a secco in maniera molto modesta, una piccola edicola come tante si vedono lungo le strade di campagna. Si trovava all'incrocio di due strade pubbliche, in luogo dove transitava e sostava con una stazione la processione delle rogazioni, ed era un piccolo tempietto appunto presso il quale i passanti si fermavano per una breve preghiera. Siamo, dicevo, circa nell'anno 1640 o poco prima. Qualche anno più tardi, nel maggio 1659, si diffondevano tra il popolo alcune voci su alcune guarigioni ottenute ad intercessione della Madonna dell'Olmo. Queste voci
sono arrivate sino al vescovo dell'epoca che si trovava a Sarzana, aveva la sede a Sarzana, Monsignor Prospero Spinola. Il vescovo allora ordina un'indagine, scrive al parroco del luogo, Don Giovanni Battista Carassale, per essere informato. Non è stata trovata la lettera del vescovo, ma abbiamo la risposta del parroco, che dice di essere venuto qui due volte, di aver visto il quadro risplendere insolitamente di colori vivi, più vivi del solito, e di aver esortato le persone che aveva trovato qui ad una devozione sincera, semplice e non sensazionale. Il vescovo, sempre nello stesso maggio 1659, ordina al vicario foraneo, che era il parroco di Marinasco, Don Antonio Ravecca, di venire sul luogo e di informarsi sulle guarigioni, di inventariare i beni e le offerte donati. Soprattutto ordina di chiudere l'immagine della Madonna in una solida nicchia di legno, intimando a tutti di non aprire questa custodia sotto pena di scomunica late sentenze. Il parroco di Marinasco in due giorni esegue tutti gli ordini ricevuti dal vescovo e il 30 maggio 1659 risponde appunto al vescovo di aver eseguito tutto, e in quella lettera offre al vescovo e la descrizione del luogo e anche un minimo resoconto delle guarigioni miracolose che ha potuto accertare. Sulla posizione dice che si trova sul monte Santa Croce, dando la schiena, dice così, al monte Santa Croce, che dista mezzo miglio circa da Fabiano, che risguarda a levante verso Ponzano, alta pari al campanile di Marinasco e forse più, in posizione bellissima, dominando quasi tutti i luoghi circonvicini. Sulle guarigioni dice di la vista riavuta da un uomo che era quasi cieco, una guarigione a un ginocchio di un'altra persona e poi soprattutto la guarigione di una ragazza qui di Fabiano che era in punto di morte, una ragazza di 14 anni che era in punto di morte. Il padre era venuto qui a pregare la Madonna dell'Olmo per avere la guarigione della ragazza. Dopo questi fatti il quadro della Madonna rimane chiuso nell'edicola per alcuni anni, come aveva ordinato il vescovo. Alcuni anni dopo, su pressioni della popolazione e anche del parroco, viene costruita la prima chiesa qui su questo luogo, che non è l'attuale santuario ma una chiesa precedente, costruita con i mezzi, con il denaro della popolazione di Fabiano, una chiesa molto più piccola, molto più modesta, inaugurata il 18 settembre 1667 dal parroco di Fabiano su delega del vescovo Don Giulio Carassale. Ecco, un particolare interessante è che a quell'epoca e anche per molti anni la Madonna dell'Olmo, così come la chiamiamo noi oggi appunto con questo titolo, Nostra Signora dell'Olmo, non si chiamava così. I primi nomi dati alla Madonna venerata qui erano Madonna della Costa, perché così si chiamava la località qui sottostante, oppure Madonna del Monte. Il titolo di Madonna dell'Olmo nasce nel Settecento, secondo le memorie dei parroci, circa un secolo dopo l'inizio del culto pubblico, perché sulla piazza, qui su questo piazzale, cresceva una grande pianta di olmo che ha dato appunto il titolo alla Madonna. Questa prima chiesetta del 1667 è stata il luogo di culto qui in questo luogo per circa 170 anni. Poi a metà del 1800, precisamente nel 1839, i fabianesi hanno preso la decisione di demolire quella prima chiesa e di costruire un vero e proprio santuario. C'erano due motivi essenzialmente che hanno portato a questa decisione. Intanto l'esiguità dello spazio della prima chiesa, perché era una chiesa molto più piccola dell'attuale santuario, che diventava insufficiente per l'accresciuto numero di pellegrini, e poi anche un motivo di riconoscenza verso la Madonna, perché nelle due epidemie colera del 1817 e del 1835 il paese di Fabiano era stato preservato dal contagio. Per questi due motivi i fabianesi decidono di costruire qui un santuario. La decisione è del 1 giugno 1838, presa in parrocchia a Fabiano dal parroco Don Giovanni Battista Boracchia,
e dal conte Gerolamo Federici, che era il presidente della fabbriceria di allora. Il successivo 9 aprile 1839, qualche mese dopo, iniziano i lavori di demolizione della chiesa e contestualmente di costruzione dell'attuale santuario. Nel 1842 viene portato in parrocchia il quadro per rendere più agevole la fine dei lavori e nel 1843 la chiesa è quasi ultimata, tant'è che si vorrebbe dedicarla, benedirla, in occasione della visita pastorale che doveva avvenire in quell'anno, se non che la visita pastorale fu annullata all'ultimo momento per alcuni problemi ai convisitatori e quindi nell'anno successivo, nel 1844, il santuario attuale venne benedetto. C'è un particolare bello, interessante, che possiamo osservare. Intanto che la costruzione ha coinvolto tutto il paese di Fabiano. Ecco, con una scrittura privata tutti i capi famiglia si sono impegnati a versare una cifra di denaro mensilmente in base al reddito delle famiglie. Anche i più poveri si erano tassati con una minima cifra. Poi, sempre i capi famiglia, ma anche tutti gli uomini abili, la scrittura privata dice gli uomini da comunione, cioè gli uomini che avevano fatto la comunione, che a quei tempi si amministrava ad un'età più avanzata rispetto all'epoca attuale, dovevano lavorare una giornata al mese e tutte le domeniche e le feste di precetto con la dispensa dal riposo festivo. E poi si sono dati un termine, la costruzione doveva essere conclusa nel termine dei 5 anni. Se guardiamo le date ci accorgiamo che questi termini sono stati rispettati in maniera precisa. La decisione, l'inizio dei lavori è il 9 aprile 1839, la benedizione della chiesa è il lunedì di Pasqua, 8 aprile 1844. Tra le due date sono trascorsi 5 anni, un giorno in meno, il che fa vedere quanto la costruzione abbia davvero interessato tutta la popolazione in modo fattivo, concreto, per arrivare nei 5 anni previsti alla sua conclusione. La benedizione fu data dal parroco di Santa Maria, l'allora vicario foraneo Don Filippo Farina, il quale, scrivendo al vescovo nella sua relazione sulla diciamo dedicazione, la benedizione della chiesa, scrive che la costruzione del santuario risulta ben compita, sorprendente, degna solo di Nostra Signora dell'Olmo, alla cui gloria dalle industrie e fatiche di quella povera popolazione, nonché dal zelo del saggio pastore che la regge, con gioia ed entusiasmo è dedicata e sacra. Volesse il cielo che simile gara religiosa e devoto impegno si risvegliasse nel gregge alla mia cura affidato. Quindi dal maggio 1844 il santuario, questo santuario nella presente forma e compimento, dice la lapide posta qui sulla porta d'ingresso, ha appunto la presente forma e compimento ed è aperto alla venerazione dei fabianesi e di tutti gli spezzini che, specialmente il giorno della festa, che è la seconda domenica di maggio, vengono numerosi qui al santuario, data anche la sua posizione dominante sulla città e sul golfo. Ecco, ora siamo all'interno del santuario, che non presenta motivi architettonici di rilievo. Ecco, sull'altare l'unico elemento architettonico di una certa importanza è l'edicola della Madonna, che è stato riportato qui, come dicevamo, dopo essere stato portato in parrocchia per l'avanzamento dei lavori, è riportato qui il 5 maggio 1844, la prima domenica di maggio, la domenica precedente alla festa. È il quadro della metà del Seicento che appunto era collocato su quel muro a secco di cui dicevamo all'inizio. La figura centrale ovviamente è quella della Madonna che tiene sulle braccia Gesù bambino. Alle sue spalle ci sono due santi, possiamo vedere. Il santo alla destra della Madonna, a sinistra di chi guarda, è San Giuseppe. Il santo
a sinistra della Madonna, a destra per chi guarda, invece è San Nicola da Tolentino, che è un monaco agostiniano del XIII secolo, la cui presenza qui sul quadro della Madonna dell'Olmo è un po' oscura. Ecco, non sappiamo il motivo per cui l'ignoto autore di questo quadro abbia collocato assieme alla Sacra Famiglia anche questo santo, San Nicola da Tolentino. Può essere che la presenza agostiniana in città e in diocesi, in alcuni monasteri, abbia influenzato questa presenza, ma non è dato sapere di più. C'era un antico monastero di monaci agostiniani a Vezzano, che però viene meno nel 1400. C'è un monastero di agostiniani a Maralunga, a Lerici, che viene meno con le soppressioni napoleoniche alla fine del 700. Alcuni monaci provenienti da Vezzano hanno originato il monastero in città, nella piazza Sant'Agostino, di fronte all'attuale chiesa dei Santi Giovanni ed Agostino, per il quale il famoso pittore spezzino il Carpenino aveva dipinto quella pregevole pala dell'apoteosi di San Nicola da Tolentino, che è stata per tanti anni nell'aula consiliare del comune della Spezia e ora nel museo diocesano. Può essere che questa presenza agostiniana in diocesi e in città abbia influito sulla presenza del monaco agostiniano Nicola da Tolentino sul quadro della Madonna, però sono soltanto ipotesi, non è dato sapere di più. La Madonna è presente assieme a San Giuseppe, questo ci fa pensare che è una delle rare, forse l'unica immagine mariana devozionale di un santuario che contiene non solo la Madonna ma anche proprio l'intera Sacra Famiglia, la Madonna Gesù e San Giuseppe al suo fianco, oltre alla presenza di San Nicola da Tolentino, appunto. Ecco, il quadro della Madonna dell'Olmo con i santi che contiene accanto alla figura della Vergine Maria ha dato origine alla statua lignea della Madonna dell'Olmo e appunto dei due santi, che viene normalmente conservata in parrocchia a Fabiano Alto, ma che viene portata qui processionalmente la vigilia della festa, che è appunto la seconda domenica di maggio, viene portata qui nel pomeriggio del sabato con una processione e poi riportata in parrocchia nell'ottava della festa, la domenica successiva. Questa processione è un po' l'erede di quella processione che il 5 maggio 1844 ha riportato da Fabiano qui all'Olmo il quadro della Madonna per poter essere collocato nel nuovo santuario e qui da sempre conservato. Domenica prossima, presso la chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta alla Spezia, sarà inaugurata la mostra itinerante I Miracoli Eucaristici, mostra voluta e ideata dal giovane beato Carlo Acutis. La mostra è strettamente collegata con le iniziative promosse per la divulgazione della adorazione permanente e sarà visitabile sino al 26 maggio prossimo. Ce ne hanno parlato Stefano Lorenzini e Cristina Benefico. Ascoltiamoli. Buonasera ai nostri telespettatori, ospiti in studio questa sera con noi Cristina Benefico e Stefano Lorenzini, poi vedremo nel corso della cosa perché sono qui e che cosa in realtà rappresentano. Parliamo questa sera di una mostra che arriverà finalmente a Spezia, perché è un po' di tempo che si sperava di riuscire a portarla qua e siamo riusciti, una mostra che parla di Carlo Acutis, un ragazzo giovane recentemente beatificato. Cristina, tu, ecco, diciamo appunto, una adoratrice, una della prima ora nella cappella che è adiacente a Santa Maria. Come è nata l'idea, da chi è nata l'idea di portare a Spezia questa mostra che parla a tutti, ma in modo particolare ai giovani? Sì, è nata attraverso una coppia, marito e moglie, Roberto Mantero e la moglie Daniela. Roberto è scomparso proprio recentemente, che sono stati loro, diciamo, un po' a volere fortemente l'adorazione eucaristica perpetua alla Spezia,
e hanno invitato loro il fondatore, padre Custolo Feudo, che poi è stato lui ad aprire e a far aprire la Cappella dell'Adorazione, e loro hanno tanto voluto portare la mostra di miracoli eucaristici proprio perché il pensiero era qualcosa che potesse far conoscere l'adorazione eucaristica perpetua, che è un grande dono della nostra diocesi, e parlare anche ai giovani, soprattutto parlare tanto al cuore dei giovani. Carlo Acutis, qual è questo legame che esiste tra Carlo Acutis e l'adorazione, Cristina? Carlo era un appassionato della messa quotidiana e dell'adorazione, tanto appassionato, tant'è che lui ha proprio voluto diciamo mettere insieme questa mostra, ci ha lavorato tanto proprio nello studio, e era un appassionato di Eucaristia. Lui diceva che l'Eucaristia era l'autostrada per il paradiso, una cosa meravigliosa. E quindi sì, sicuramente è molto bello che questa mostra si svolga proprio adiacente alla Cappella di Adorazione Eucaristica Perpetua. Giovanissimo, lo vediamo anche nell'immagine di pochi anni, pochi mesi forse, prima della sua scomparsa, e di una profondità e di un pensiero veramente alto. Alto, raro e veramente di grande valore, no? Per il nostro tempo. E veramente, insomma, vale la pena di partecipare a questo momento, a questa mostra che arriverà alla Spezia, ma anche chi è nella possibilità di andare a visitare la sua tomba, che è ad Assisi, è veramente un luogo di ritrovo di giovani, e io ho avuto modo di andarci, un luogo che fa davvero meditare. Stefano, una mostra che arriva alla Spezia, i miracoli eucaristici nel mondo, una mostra che proprio Carlo Acutis ha ideato. Che cosa si può vedere, che cosa si può imparare da questa mostra? Sì, diciamo, noi abbiamo preso al volo l'idea e l'iniziativa di Daniele e di suo marito, che ci hanno contattato per avere anche un supporto logistico per organizzare questa mostra. Questa mostra parla appunto di tutti i miracoli eucaristici che ci sono stati, diciamo, in Italia, ma non solo, nel mondo, ed è appunto, come diceva prima Cristina, stata ideata da Carlo Acutis, che aveva fatto anche un sito dedicato a questa realtà. Diciamo un'iniziativa che ci ha preso a noi a cuore, ma anche ha fatto prendere a cuore anche dall'ufficio catechistico, e volevo aggiungere che cade proprio in un periodo, diciamo, voluto proprio come grazia, perché il 3 maggio era il ricordo della morte di Carlo, e concludiamo quasi praticamente con la festa del Corpus Domini. Quindi quale occasione migliore nel periodo centrale di fare una mostra sull'Eucaristia, ecco, sul miracolo eucaristico. Quindi abbiamo proprio avuto anche la fortuna di avere questa mostra, diciamo, in un periodo importante. Infatti abbiamo invitato tutte le classi di catechismo e soprattutto quelle che faranno la prima comunione a visitare questa mostra, proprio perché aumenti un po' l'interesse e anche, diciamo, le cose belle che il mistero eucaristico portano dentro di sé. Ecco, una documentazione raccolta che sottolinea, pone in evidenza i diversi episodi inspiegabili umanamente che riguardano l'Eucaristia successi nel mondo, raccolti in un'unica mostra. E quindi davvero diventa un modo di iniziare uno studio, per chi vuole, di ulteriore approfondimento anche personale. Certo, per giunta all'interno, diciamo, della mostra, nel pomeriggio abbiamo avuto anche tanti volontari che ci daranno una mano ai vari visitatori a conoscere meglio sia la figura di Carlo, ma anche un po' la storia dei miracoli eucaristici. Ci sarà anche la possibilità di prendere, insomma, dei testi che riguardano appunto questi miracoli eucaristici. Quindi un tema di proprio approfondimento anche di tutti questi argomenti che, appunto, come accennavi anche te, sono un mistero per la nostra fede. Abbiamo detto nel periodo centrale del mese di maggio, dal 12 al 26 maggio 2024, vogliamo ricordare quali sono gli orari di apertura, come si può accedere, quale, appunto, accennavi anche a qualche sostegno nella visita
alla mostra che si può avere da volontari. Sì, diciamo che gli orari, la mostra sarà fatta a Santa Maria a Spezia, quindi in una delle chiese più centrali volutamente della città, e anche diciamo con un parcheggio che, anche se un po' affollato, comunque rende più facile anche eventualmente la visita. Gli orari di apertura della chiesa, quindi dalle 9 alle 11 e mezza e dalle 15 alle 17:30, quindi la mostra è visitabile per tutti e per chiunque vuole, diciamo, anche visitare e fare un passaggio in chiesa. Nel pomeriggio però ci siamo concentrati con la possibilità di avere delle persone che appunto potranno accompagnare i gruppi di catechismo o anche le singole persone che vorranno avere qualche informazione appunto in più sia sui miracoli e sulla figura appunto del Beato. Cristina, un giovane che parla a tutti, ma che parla un linguaggio, parla con un lessico diretto ai giovani, proprio ha parlato da giovane ai giovani, ma con un messaggio molto profondo. Quindi io direi che è utile fare un invito, ovviamente a tutti, perché fa bene a tutti, ma in particolare ai giovani, perché può dargli davvero quel minimo di carica in più che è utile per entrare appunto nella logica dell'adorazione eucaristica e soprattutto cogliere un'occasione. Dopo la visita, lascio a te la parola, perché c'è anche questa possibilità di mettere in pratica quanto Carlo Acutis ci ha voluto dare come messaggio. Sì, pensiamo di invitare le persone che verranno a visitare la mostra a passare, finita diciamo la visita e visti tutti i pannelli e conosciuta meglio la figura di Carlo, a passare dalla Cappella dell'Adorazione, che è proprio adiacente a Santa Maria, e venire a vedere, no? Vieni e vedi, perché nella cappella c'è veramente un'atmosfera meravigliosa e particolare, un silenzio, un raccoglimento preziosissimo per questi nostri tempi, ed è, posso dirlo perché insomma sono tanti anni, no? che sono adoratrice e che vado in cappella, c'è proprio una ricarica. Arrivi lì stanco con tutte i tuoi pensieri, le tue cose, e magari fai anche fatica ad andarci perché sei stanco, e torni che hai una carica, direi, forse Carlo direbbe atomica, perché lui era veramente un ragazzo dei nostri tempi, no? Appassionato di informatica, vivace, e amava l'Eucaristia perché ne comprendeva il senso profondo, cioè proprio questa ricarica che il Signore ci dà quando ci avviciniamo a Lui. Insomma, una mostra che non è la fine di un percorso, di un'esperienza per arrivarci, ma può segnare l'inizio di un percorso e di un'esperienza grande, Cristina. Sì, lo speriamo tanto e lo auguriamo veramente a tutte le persone che verranno a vederla. Allora non perdiamo questa occasione, a partire da domenica 12 maggio al 26, questa mostra che davvero ci parla di un ragazzo straordinario, un ragazzo dei nostri tempi che è mancato e è stato già beatificato e che può darci un messaggio davvero forte. Grazie a Cristina, grazie a Stefano, e magari documenteremo anche un percorso all'interno della mostra per poterla poi mostrare a chi non ha avuto la possibilità di venirla a visitare personalmente. Grazie davvero. Grazie. Grazie. La cattedrale spezzina di Cristo Re ha quasi mezzo secolo. Il Tempio, cuore pulsante della vita religiosa della città e della diocesi, venne infatti consacrato dal vescovo Giuseppe Stella il 3 maggio 1975. Anche quest'anno, in occasione della ricorrenza della dedicazione, la celebrazione solenne è stata presieduta dal nostro vescovo e trasmessa in diretta dalla nostra emittente Teleliguria Sud. Volentieri vogliamo ricordare questo evento con il nostro servizio. Vediamo le immagini. Nella Cattedrale di Cristo Re questa sera il Vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti ha celebrato l'anniversario della dedicazione della Chiesa Cattedrale, dedicata, come noto, a Cristo Re dell'Universo. La dedicazione di una chiesa è un rito che risale all'epoca dell'imperatore Costantino, quando con il suo editto sulla libertà religiosa, nel 313, permise ai cristiani di uscire dalle catacombe o dalle case private di costruirsi edifici sacri adibiti al proprio culto. L'avvenimento è descritto con termini di festa dallo storico della Chiesa Eusebio di Cesarea, vissuto nel IV secolo.
ebbe luogo, scrive lo storico, uno spettacolo da tutti auspicato e desiderato, feste di dedicazione in ogni città, consacrazioni di chiese di nuova costruzione, riunioni a questo scopo di vescovi, concorso di genti da regioni lontane e straniere, sentimenti d'amicizia di un popolo verso l'altro, unione delle membra del corpo di Cristo in una sola armonia di partecipanti. Dunque, sensi di gratitudine, di festa, di partecipazione di tutto il popolo sono i sentimenti che guidano non solo la dedicazione, ma il ricordo dell'anniversario di questa dedicazione. La cerimonia antica era costituita dalla celebrazione eucaristica e successivamente si arricchì di numerosi altri riti. Ma la memoria della dedicazione di una chiesa come la Chiesa Cattedrale ci ricorda non solo che Dio è presente ovunque e che non avrebbe, a rigor di termini, bisogno di un tempio di pietre per essere vicino agli uomini, essendo Signore del cosmo e dell'universo, ma il tempio cristiano ci ricorda che è Cristo. Gesù stesso lo dice nel noto episodio della cacciata dei mercanti dal tempio. Allora il significato di una chiesa edificio proviene dal fatto che al suo interno si ascolta la parola di Cristo e si celebra il suo mistero pasquale. Ma ora sentiamo l'omelia del nostro vescovo nell'occasione di questo 49° anniversario della dedicazione della Chiesa Cattedrale di Cristo Re. Cristo è risorto, alleluia. Sì, è veramente risorto, alleluia. Oggi noi celebriamo la dedicazione della Chiesa proprio perché si è compiuto questo mistero. Non ci sarebbe la Chiesa come la conosciamo oggi noi se Cristo non fosse morto e risorto e se non avesse effuso il dono dello Spirito. E allora è in questa dimensione che noi dobbiamo guardare quello che stiamo celebrando. Il numero ha un'importanza relativa, perché Dio invia, il Signore Gesù invia a tutti i popoli e a tutte le nazioni, però gli inviati sono sempre pochi. E lo dice Lui, la messa è molta, gli operai sono pochi, pregate il Signore della messa, perché mandi operai nella sua messa. Nello stesso tempo, noi dobbiamo ricordare quanto ci ricorda l'Apostolo, che la sapienza del mondo è stoltezza agli occhi di Dio. Ma è ancor più vero il contrario, che ciò che il mondo considera stolto, di fatto agli occhi di Dio è sapiente. E allora ecco il resto di Israele, non temere piccolo gregge, perché al Padre è piaciuto questo. Ed è proprio all'interno di questo contesto, del piccolo gregge, della messe che attende gli operai, di quel popolo di Dio radunato tutto, ma non ancora visibilmente, di quell'annunzio dell'Evangelo che deve essere ancora compiuto, perché ogni uomo che nasce, ecco, lì si deve ricompiere l'annunzio del Vangelo, senza parlar poi della nostra continua conversione, allora comprendiamo il perché di quello che stiamo compiendo oggi. Non è solo la dedicazione di un luogo, certo importante, perché è la Chiesa madre di tutta la diocesi. È la Chiesa dove il popolo di Dio si riunisce col successore degli Apostoli. È il segno visibile di quella unità della Chiesa che poi perdura anche in altri momenti, anche quando siamo sparsi nel mondo, ma in virtù che tutto è nato qua e tutto deve ritornare qua. E qua vuol dire attorno all'altare del Signore, nella celebrazione del mistero di morte e di risurrezione. La parola di Dio oggi ce l'ha ben illustrata, da una parte con un'immagine profetica, questa città santa che scende dal cielo, che ha delle caratteristiche particolari,
non vi sarà più guerra, non avrà più bisogno della luce del sole, neanche della luce della luna, perché sarà l'agnello ad essere la sua luce, non avrà neppure più un tempio, perché l'agnello sarà la pienezza e contempleremo la pienezza di quella luce. E le porte non saranno mai più chiuse, né giorno né notte. E dice anche il perché, perché non vi sarà più la notte, sarà luce immensa per sempre. Ecco, questo sguardo profetico ci fa comprendere come ciò che noi stiamo celebrando è già quel mistero, anche se ancora dobbiamo contemplarlo nella fede e non faccia a faccia, ma è già presente in mezzo a noi, è presente dentro di noi. Ed è presente in noi perché noi siamo le pietre vive di quell'edificio spirituale, ce l'ha ricordato proprio la lettera di Pietro. Edificati come pietre viventi, vive. E proprio perché pietre vive coinvolte ad essere un tempio nuovo, una presenza nuova, ad avere un'efficacia nuova in virtù della potenza dello Spirito. E come le pietre di un edificio sono tutte importanti, ma sono anche diverse fra di loro. Ecco che anche noi siamo edificati nella Chiesa, nella nostra diversità che posta in comunione diventa un unico edificio. Quell'edificio che vede doni diversi, carismi diversi, poco importa se piccoli o grandi, quante cose piccole sono così importanti dentro la nostra casa e non le nota nessuno. Ma quando quelle dovessero venire a mancare, ecco allora ci sentiamo subito a disagio, quasi a ricordare che quello che importa non è essere piccoli o grandi, ma essere fedeli a ciò che il Signore vuole all'interno della nostra vita. E poi una Chiesa che è popolo sacerdotale. Più volte lo ripete, è una lettera importante. Popolo sacerdotale non vuol dire che non ci sia la differenza fra il sacerdozio ordinato e il sacerdozio comune dei fedeli. Però se sacerdozio vuol dire elevare la lode a Dio, ecco che allora ogni battezzato deve, può elevare la propria lode a Dio. La eleva perché è figlio di Dio, la eleva perché è consacrato nel dono dello Spirito con la confermazione, la eleva perché si unisce al corpo di Cristo ricevendolo nell'Eucaristia, la eleva perché prende parte alla celebrazione dell'Eucaristia. Certo, come membra distinte. Dunque un conto è colui che presiede nella potenza dello Spirito, nell'effusione di quello Spirito che ha ricevuto nel sacramento dell'ordine, un conto è colui che vi prende parte come battezzato, dunque figlio di Dio in comunione, ma in un unico corpo. Se noi separiamo gli uni dagli altri e separiamo le membra le une dalle altre, non comprendiamo più questo mistero. Rischiamo di essere degli utenti di una celebrazione. Si va, si riceve, si esce, per poi ritornare, andare, ricevere e uscire. Siamo popolo sacerdotale. E dunque, e lo diciamo alla fine della preghiera eucaristica, non ci facciamo forse caso, eppure diciamo questo mistero. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il che vuol dire che noi siamo al cospetto di Dio, ognuno col dono ricevuto, ognuno con la responsabilità ricevuta, ognuno col sacramento ricevuto, senza confusioni, senza frammistamenti indebiti.
ma nell'unica comunione dello Spirito, per cui alla fine questo Spirito ci avvolge tutti e quel Amen finale non è detto da qualcheduno, ma è detto da tutto il popolo di Dio che loda il Padre che è nei cieli e che si fa voce di tutto il creato. Dunque in quell'unica preghiera noi non solo esprimiamo noi stessi, il nostro essere Chiesa, ma esprimiamo quella comunione grandiosa che Dio ha voluto fin dall'inizio, che si è incrinata nel peccato di Adamo, ma ha ritrovato una pienezza ancora più grande invece nel mistero pasquale di Cristo, per cui ecco che quella lode che sale al Padre sale a tutti e sale per tutti. E diventiamo motivo di preghiera per noi e per i fratelli, di annunzio per noi nel rafforzare la nostra fede e per gli altri nell'annunziare il Vangelo di salvezza. E così prendiamo parte di quel mistero della Chiesa che è posta nel mondo ed è posta nel mondo con tutta la sua fragilità, perché noi siamo fragili, ma è posta nel mondo anche con tutta la sua potenza, perché abbiamo ricevuto il dono dello Spirito, abbiamo la parola che salva, abbiamo i sacramenti che ci santificano, non possiamo tenerli per noi, sono doni ricevuti che dobbiamo condividere. Ecco allora, ricordare il giorno della dedicazione della Chiesa, soprattutto se cattedrale, vuol dire ritrovare il senso dell'essere Chiesa, del vivere come figli di Dio, del diventare ancor più testimoni del Vangelo del Signore Gesù, morto e risorto per noi. E allora veramente, oggi come il giorno di Pasqua, possiamo dire il Signore è risorto, alleluia, sì, è veramente risorto, alleluia. Il MASCI, Movimento Adulti Scout Cattolici, compie nel 2024 70 anni. Nell'ambito delle celebrazioni che si tengono in tutta Italia, anche la comunità spezzina Mario di Carpegna organizza per domenica prossima una giornata di gioco, di festa, di attività per vivere insieme alla città un'esperienza di crescita e di piacevole incontro. Per il Movimento Spezzino, infatti, festeggiare questo 70° compleanno è l'occasione per far conoscere ancora di più a tutti le sue attività, l'impegno e il servizio dello scautismo adulto. La giornata sarà vissuta in un clima di festa, di gioia, di condivisione ed accoglienza e aperta alla partecipazione di tutti coloro, singoli e gruppi, che intendono condividere e festeggiare con gli scout. Il programma prevede in mattinata, dalle 9.30 alle 12.30, un gioco cittadino in stile caccia al tesoro per conoscere e per riscoprire la storia e gli angoli più belli e significativi della città della Spezia. La giornata si concluderà con la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo. Vediamo di saperne di più però in questo nostro servizio. Ecco, siamo sulla passeggiata Morin, più precisamente a Largo Baden-Powell, che è il padre fondatore dello scautismo internazionale. Perché siamo venuti qua oggi? Intanto per far conoscere anche questo luogo. E abbiamo con noi Matteo Pucci, che appunto è uno dei responsabili dello scautismo spezzino. Siamo qui perché si stanno per celebrare alcune date importanti, alcuni momenti importanti per lo scautismo. Vuoi riassumerceli, Matteo? Sì, innanzitutto il posto è significativo. Questo slargo, questa piazzetta è stata intitolata Baden-Powell, che è il fondatore dello scautismo, nel 2007, quindi a 100 anni dalla nascita dello scautismo nel mondo. Lo scautismo nel mondo ha un po' più quindi di 100 anni, e qui allora avevamo intitolato, mettendo anche la targa, lo slargo. Vedete varie sigle dello scautismo, non c'è soltanto la GESCI, lo scautismo cattolico giovanile, ma c'è anche il MASCI, che è il Movimento degli Adulti Scout Cattolici, e il CNJ, che è l'altra associazione più conosciuta e più diffusa in Italia, che è l'associazione degli scout a confessionali. E siamo qua perché stiamo festeggiando come Movimento degli Adulti Scout Italiani Cattolici, stiamo festeggiando i 70 anni della nascita
dello scautismo adulto in Italia. E contemporaneamente quest'anno, il 2024, sono anche i 50 anni della nascita invece dello scautismo giovanile e della GESCI, quindi sempre scautismo cattolico, proposta rivolta ai giovani. Ecco, siamo abituati, Matteo, a vedere lo scautismo, in modo particolare i ragazzini, gli adolescenti, con una divisa particolare, con due divise particolari, appunto quella della GESCI e quella del CNJ. Voi avete una divisa, dei simboli del tutto particolari, ecco, qual è questa differenza? Beh, allora, quello che vedete è la divisa, è l'uniforme degli scout adulti cattolici in Italia e quindi è la divisa, è la camicia grigia del movimento del MASH adulto. E quindi al di là della divisa ci accomuna questo che è il nostro fazzolettone e che ricorda la promessa che tutti gli scout hanno fatto o in età giovanile o che poi hanno rinnovato anche in età adulta. Sì, lo scautismo giovanile, la GESCI e il CNJ e tante altre associazioni che ci sono, è uno scautismo, una proposta educativa che si rivolge a un'età ben precisa, quindi una proposta educativa che va dagli 8 ai 20, 21 anni e quindi ha un suo poi termine, quindi divisi nelle varie branche a seconda delle fasce d'età, probabilmente siamo più abituati a conoscere i lupetti che sono i bimbi piccoli, gli esploratori, e le guide che siamo nella fascia adolescenziale e i più grandi che sono i rover e le scolte. Poi terminato la loro proposta, terminata la proposta educativa con la partenza termina anche il cammino scout che può proseguire quindi poi una volta personalmente può proseguire nella comunità capi oppure può proseguire anche al di fuori dell'associazione in maniera libera. Quindi il movimento degli adulti scout invece è un'altra associazione, un altro movimento che si raduna sempre attorno agli ideali dello scautismo, ma si ripropone appunto di non essere più una proposta educativa, ma di continuare a proseguire e a seguire i valori scout, gli ideali scout anche in età adulta. Ecco Matteo, nella concretezza poi, non è solo, diciamo così, un movimento, un'associazione di riflessione anche di questo sulle varie tematiche, ma è anche una proposta operativa per essere presenti nella società di oggi. Quali sono le attività che svolge in modo particolare il MASH? Sì, allora mi viene facile subito dire, facendo una battuta, cosa non è il MASH, no? Il MASH non è un'associazione di ex scout, non siamo un gruppo di scout in congedo, non siamo nostalgici di quello che si faceva una volta, anche se tanti di noi vengono appunto dallo scautismo giovanile, assolutamente no. Noi pensiamo che lo scautismo sia una proposta, una strada di libertà valida per tutte le stagioni della vita. E figuriamoci se a 45, 50, 60 anni uno non possa ancora continuare a sentirsi quello che voleva Baden Powell e quindi lo scout come colui che è il buon cittadino che vuole lasciare il mondo migliore di come l'ha trovato. Quindi questo è un po' il nostro obiettivo, quindi attraverso il MASH in particolare, attraverso la comunità di adulti scout. Noi in particolare ci raduniamo tutte le settimane presso la parrocchia di San Pietro Apostolo a Bragarina e la comunità è il fulcro del movimento. Siamo tutti adulti, persone con figli, qualcuno è anche nonno, e che comunque accomunati dal valore dall'ideale scout e che pensiamo di poter ancora dare qualcosa per cambiare il nostro mondo. E quindi cosa facciamo? Dentro la comunità, che è il luogo di confronto, luogo di condivisione, luogo di incontro, di verifica, e già qua si sarebbe moltissimo da dire perché non è facile adulti di 50-60 anni che si ritrovino e che comunque abbiano voglia di mettersi in discussione, abbiano voglia comunque continuare a crescere, abbiano voglia di verificarsi, di confrontarsi, di raccontarsi le cose. Però questo è la comunità e in tre ambiti particolari che per noi sono, le chiamiamo le tre C, quindi sono il cuore, il creato e la città. Il cuore sottintende un po' tutta la sfera del mondo della Chiesa e la vita di fede, quindi la scelta cristiana che facciamo, perché ricordiamo il MASH è un movimento riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana e inserito appieno nella Chiesa. E il creato, che quindi attiene a tutta quella sfera
della, che richiama la natura, rispetto alla natura, l'ambiente, l'umanità in maniera più estesa, e la città che invece attiene a quello che è invece l'impegno e la scelta politica, quindi lì dentro noi svolgiamo scelte e assumiamo impegni di servizio nei confronti della città, del territorio, delle persone che hanno bisogno. E questo si concretizza in progetti, in attività che vengono fatte. Ora, per dirle molto velocemente, a Spezia noi siamo impegnati aderendo al tavolo delle povertà, aderendo all'associazione del buon mercato, quindi nella lotta contro il consumo, lo spreco. All'interno della Chiesa ci diamo da fare, sentendoci parte viva della Chiesa, e quindi magari ci ricordate e ci riconoscete anche per l'evento della Luce di Betlemme che avviene ogni anno, ma non solo questo. Quindi l'intendimento è proprio quello anche di uscire dalle nostre mura, no? Da uscire dall'attività che facciamo, farci conoscere ed essere parte viva di un tessuto sociale, di un tessuto ecclesiastico. Ecco, essere presenti appunto nella società, nelle difficoltà di oggi, essere portatori anche di una voce di speranza. Tu hai posto l'accento su una questione, vuol dire, non siete dei nostalgici dello scautismo, e non è neanche necessario essere stati degli scout per aderire al MASCI. Come fare per avvicinarvi? Perché la proposta può essere interessante anche per chi è alla ricerca di un settore di impegno e non l'ho ancora trovato, Matteo. Ma nella nostra comunità, per esempio, ci sono tante persone che vengono, certo, amici, perché magari vicini alla famiglia scout, ma non sono stati scout a loro volta al tempo, e il movimento si apre anche a tutte coloro che appunto non hanno fatto un percorso scout e si ritrovano, però sono accomunati e credono nei valori scout, che sono quelli che ho cercato di sintetizzare prima. E la comunità, ripeto, è il nucleo fondante, è il nucleo attorno al quale si vive la nostra scelta come adulti scout, e quindi ciascuna comunità ha una carta di comunità che rinnoviamo di tanto in tanto e che si inserisce appieno all'interno di un patto comunitario, che invece è il documento valido a livello nazionale e nel quale appunto i valori e gli ideali scout sono tratteggiati. E come fare? Con il tempo, la disponibilità, la voglia che ognuno ha, perché ripeto, tutti lavoriamo, abbiamo non soltanto figli, ma tanti di noi abbiamo anche o hanno persone più anziane da accudire, i genitori, eccetera, ma col tempo che ciascuno può mettere a disposizione, semplicemente ci si avvicina al nostro movimento, e piano piano, se poi ci si riconosce all'interno della carta di comunità, del patto comunitario, si fa la promessa scout per chi non l'ha mai fatta, o la si rinnova comunque per chi anche scout lo è stato quando era più giovane. E in un clima di amicizia, di fraternità, di condivisione, come dicevo prima, proviamo a camminare sulla strada della città e sulla strada del cuore. Ecco Matteo, domenica 12 maggio sarà una giornata davvero speciale anche nella nostra città, un programma nutrito di incontri, e questa potrebbe essere l'occasione anche per venire a conoscervi meglio e magari a presentarsi, ma diamo un po' anche, diciamo così, facciamo una panoramica sul programma degli eventi che ci saranno il 12 maggio. Assolutamente sì, è un compleanno, no? Quindi il MASCI cattolico, quindi lo scautismo cattolico in Italia, compie 70 anni, dal 54 è nato ad opera di Mario Mazza a Genova e compie 70 anni, e quindi è una festa, al compleanno si invitano persone con le quali si sta bene, con le quali ci piace stare e che amiamo, e noi amiamo la nostra città, amiamo la nostra comunità, quindi sulla strada di quello che dicevo prima, fare un qualcosa di autocelebrativo, qualcosa di chiuso tra le nostre attività, le nostre mura, non ci piaceva. Il MASCI a livello nazionale ha deciso di non fare un evento unico, come spesso succede in queste occasioni, ma saranno eventi che sono iniziati dai primi di aprile e proseguiranno fino ai primi di giugno, sparsi in tutte le regioni d'Italia, con l'intendimento proprio di coinvolgere le comunità e di uscire dalle nostre sedi. E quindi abbiamo accolto volentieri questo invito, e la nostra festa quindi si svolgerà, quindi la festa all'interno dei 70 anni del MASCI nazionale, si svolgerà a Spezia, in città.
Quindi il 12 maggio, che è una domenica, l'abbiamo pensato appunto come una festa, come un grande momento di rincontro, di gioco, per ritrovare sia vecchi scout, persone che hanno fatto un loro cammino scout, ma anche persone nuove che non ci conoscono. Alla mattina ci sarà una caccia al tesoro in città, quindi alla scoperta di angoli più o meno noti della nostra città, e terminerà la mattina. Dopodiché il pomeriggio invece faremo un momento di musica in piazza dell'Unità d'Italia a Pegazzano, davanti all'ex Arcimboldo, e lì ci saranno momenti di festa, quindi di nuovo seguendo, proveremo un po', aiutati da degli amici che ringrazio fin da adesso, ci accompagneranno con le loro note musicali, e proveremo a ripercorrere un po' il percorso e la strada dello scoutismo di nuovo attraverso il cuore, il creato e la città. Quindi sarà un momento di nuovo di festa, non ci saranno discorsi, non ci saranno conferenze, ma sarà il bello trovarsi e stare insieme. Alle 18 termineremo poi con la messa che sarà celebrata da Monsignor Palletti, vescovo nostro della nostra comunità, presso la chiesa di Piazza Bri, Nostra Signora della Salute, e di nuovo lì invitiamo anche, quindi sono tre momenti ai quali si può aderire anche in maniera separata, in maniera staccata. Il momento conclusivo è quello al quale ovviamente teniamo un po' di più, faremo il rinnovo della nostra promessa scout, invitiamo tutti, scout e non scout, a essere presenti, se vogliono portare anche un piccolo segno, no? Gli scout, coloro che ci saranno alle 18 domenica alla messa in Piazza Brin, portateci un segno, un qualcosa che vi ricorda il vostro cammino scout, lo metteremo in una cesta e lo doneremo all'offertorio come simbolo appunto del nostro percorso fatto. E quindi ecco, questa è la festa, semplice, però una festa che voglia essere proprio veramente un momento di accoglienza e di uscita nel nostro territorio. C'è un'altra iniziativa che nell'ambito della giornata di festa volete lanciare, una cosa importante perché è un segno tangibile di un impegno concreto che il MASCI vuol dare ad alcuni progetti che sono particolarmente importanti e significativi. Chi conosce lo scoutismo, chi conosce gli scout, sa che gli scout forse fanno poche parole, non sono capaci neanche, si capisce anche forse da questa intervista, forse non sono dei grandi conferenzieri, ma sono persone alle quali piace rimboccarsi le maniche, mettersi i pantaloncini corti e fare cose. E quindi non poteva esserci questa festa senza anche degli impegni e dei progetti concreti. A livello nazionale sono stati lanciati tre progetti e quindi raccoglieremo in questa occasione, ma c'è tempo per tutta l'estate fino a ottobre, raccoglieremo offerte e fondi che andranno a supportare e a sostenere tre progetti importanti. Il titolo, innanzitutto, che ho dimenticato di dire, della nostra festeggiamenti è Più vita alla vita. Il Più vita alla vita doveva avere dei progetti concreti, e quindi la raccolta dei fondi che riusciremo a prendere andranno in particolare per l'acquisto e per supportare l'acquisto di una culla termica nel centro di prima accoglienza a Lampedusa, Più vita alla vita, e andranno per creare una falegnameria nel nord dello Zambia e per aiutare appunto le popolazioni là in quel posto all'interno dell'associazione Eccomi, che è l'associazione del MASCI a livello nazionale, Più vita alla vita anche in questo caso attraverso il lavoro, e andranno a supportare la creazione di un bosco ad Argenta. Argenta è il paese di Don Minzoni, del quale ricorre in questo periodo il ricordo, e lì andremo a piantare un bosco di 21 alberi che ricorderanno 21 persone che in qualche maniera siano state persone significative per l'educazione degli altri. Ecco, quindi anche se non potete essere presenti alla festa, comunque sia c'è la possibilità di essere vicini a quello che fanno gli scout, gli adulti scout in questo caso particolare, attraverso donazione, attraverso l'offerta per questi tre progetti. Grazie Matteo. Per questa sera è davvero tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.